Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questa notte, cioè questa sera è notte quasi perché è mezzanotte e mezza, ecco qua, mezzanotte 37, vi mostrerò la mia night routine, quindi quello che faccio prima di andare a dormire. Abbiamo finito di lavorare da pochissimo, proprio poco poco. Io tra poco vado a letto. Solitamente prima di andare a dormire vi appoggio qui. Solitamente prima di andare a dormire mi piace mettere in ordine tutta la cucina perché odio svegliarmi il mattino successivo e trovare in disordine, quindi ho pulito tutta la cucina e ora mi faccio una tisana o un tè. Invece che svegliarmi col tè, io mi addormento anche col caffè. Se io bevo il caffè, vado a dormire. Ok, eccomi, preparo questo pentolino d'acqua, come potete vedere. Lo prendo un po' più grande perché c'è anche Mirko, quindi lo faccio anche per lui. Di solito la sera prendo questo qua: tè verde, curcuma, limone, verbena e zenzero. Per chi non lo sapesse, io sono un'amante dei vampiri. Se un umano beve la verbena e il vampiro ti morde, si intossica perché la verbena è un antidoto contro i vampiri. Oppure questo qua, sogni d'oro, arancia, carota e ananas. Tra l'altro questa tisana è buonissima, ha un profumo pazzesco, ma si può bere una sola volta al giorno e non ho mai capito perché. E Mirko invece adora il tè alla pesca, però di solito lo prende per merenda, non adesso, quindi non so se lo vorrà. Senti, di sera, dopo aver lavorato, mi piace o guardarmi una puntata di una serie TV oppure guardare un film. In questo periodo sto rivedendo tutti i film di Twilight, della serie, e mi manca ancora Breaking Down parte 2. Però stasera sono proprio stanca, stanca, stanca e quindi ho deciso me ne andrò a dormire. Cosa c'è? Ecco qua, l'immancabile polpettina. Oggi mi ha fatto arrabbiare, non sapete che cavolo ha combinato. Stavamo dormendo, a un certo punto sentiamo un rumore di vetri rotti. Ho detto: cosa ha combinato? Cosa ha fatto stavolta? Mi alzo e vedo per terra, non so se avete presente l'olio 31, che cos'è? È un olio che serve per far respirare meglio. Tutto per terra rotto con 1000 vetri. Alle 6 di mattina, immaginatevi, io a pulire col mocio perché sta stupida, ha rotto tutto. Sono un po' di giorni che dorme tutto il giorno e poi di notte fa baldoria. Questo non fa parte della mia night routine, però fa parte della night routine di Mirko, cioè sfondarsi come un cinghiale prima di andare a dormire. È proprio quello che uno non deve fare prima di dormire, ovvero mangiare. Ok ragazzi, io finalmente sono in bagno, quindi vi faccio vedere poi ciò che faccio adesso. Vabbè, adesso mi lavo i denti prima di tutto perché non sopporto di avere il gusto del tè. Li ho lavati prima. Però ho bevuto il tè, quindi mi rimane quel tipo, quel gusto dolce in bocca che mi dà fastidio, quindi me li rilavo. Ok, solitamente prima di andare a dormire mi strucco, ma oggi non mi sono truccata, quindi non devo struccarmi. Metterò questa crema contorno occhi, e la tra l'altro la Sienne è una buona marca, e si mette semplicemente sul contorno occhi, quindi qui. Ok, sì, ne è scesa troppa. La spalmo anche di qua, ok. Stai zitta, prima vuoi entrare, poi vuoi uscire. E poi metto sempre crema viso notte, che è questa qui, stessa marca dell'altra. Tra l'altro è una crema vegana, quindi non ha prodotti animali. E niente, dice che aiuterà a sudare la pelle ed è con l'olio di argan. Cioè, per me questa crema è ottima. Comunque, da quando faccio tutti questi passaggi, cioè, allora, ho notato. Prima non facevo tutte queste cose per il mio viso, assolutamente. Anzi, non idratavo mai la pelle, non facevo mai lo scrub, cioè sbagliando ovviamente. Infatti, da quando faccio tutte queste cose, la pelle è migliorata da morire e ho molti meno brufoli. Una volta che ho finito di idratare la pelle, posso uscire dal bagno in teoria. Però stasera devo attaccare la lavatrice, quindi aspettavo ad attaccarla perché fa tanto rumore, quindi attacco ora. Dovrebbe partire. Partita. Eccomi qua, finalmente mi sono messa a letto. In questo periodo sto leggendo questo libro qua che si chiama Alla fine andrà tutto bene, tra l'altro è in tema anche col periodo che stiamo Ce vivendo. la faremo! Non ci credo. Quella che sentite è la lavatrice. Ciao ragazzi, vi mando un bacio enorme. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao! La lavatrice lava le cose che si chiamano trice. Ciao Lava ragazzi! trice.